In una notte stellata e tenebrosa, nel cuore di Hollywood, un gruppo di leggende viventi del cinema si era riunito per un misterioso incontro. Il vento sibilava tra le strade deserte, portando con sé un senso di inquietudine. John Wayne, Clint Eastwood e Gary Cooper furono i primi ad arrivare. Le loro sagome si stagliavano contro la luce fioca della luna, mentre scrutavano le ombre circostanti. Sapevano che quella notte sarebbe stata diversa da tutte le altre. Paul Newman e Robert Redford li seguirono, sussurrando piani misteriosi con volti segnati da un'ombra di preoccupazione. All'improvviso Peter O'Toole e Anthony Quinn apparvero nella nebbia, recitando con voci cariche di tensione, come se ogni parola contenesse un segreto oscuro. Matt Damon e Michael Caine, nascosti nell'ombra, cercavano di decifrare un codice nascosto nei dialoghi dei film. Un manoscritto trovato a Roma da Marcello Mastroianni e Kevin Costner conteneva indizi criptici che avvicinavano al cuore del mistero. Gene Hackman, Ed Harris e Sean Connery, armato di pistola, si avvicinarono con passo deciso nel silenzio della notte. Robert De Niro, Al Pacino e Marlon Brando osservavano da un angolo oscuro, scambiandosi sguardi complici e parole sussurrate. Sapevano che la chiave per risolvere l'enigma risiedeva nei loro vecchi ruoli di gangster. Tom Cruise e Richard Gere apparvero come fantasmi, pronti all'azione per decifrare il codice. Nel frattempo, Steve McQueen, James Dean e Dustin Hoffman si muovevano furtivamente tra le ombre, raccogliendo dei puzzle con la precisione dei ladri. Alain Delon e Jean-Paul Belmondo portarono con sé un tocco di eleganza, ma i loro sguardi erano pieni di segreti. Tim Robbins e Morgan Freeman trovarono un messaggio criptico nascosto in una vecchia bobina del film. Jack Nicholson, Michael Douglas e Kirk Douglas scoprirono un passaggio segreto dietro una libreria. Rock Hudson, Gregory Peck e Cary Grant sbloccarono un meccanismo segreto che rivelava un passaggio nascosto. Sidney Poitier e Spencer Tracy, guidati da un senso di giustizia, trovarono l'ultimo pezzo del puzzle, un'antica pellicola che rivelava il segreto finale della serata. La tensione era palpabile, mentre Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Sylvester Stallone superavano l'ultima prova, aprendo finalmente la camera segreta che custodiva il tesoro cinematografico. James Stewart, Clark Gable
e Henry Fonda, con la loro saggezza, riflettevano su ciò che avevano scoperto. Infine, Burt Lancaster, Richard Burton e Charlton Heston, con un sorriso di soddisfazione, guardarono il risultato del loro sforzo e dissero: «Abbiamo fatto la storia del cinema, ancora una volta!» La serata si concluse con un brindisi, non solo celebrando il tesoro scoperto, ma anche l'eterna magia del cinema. Il mistero era stato risolto, ma l'avventura e i brividi vissuti quella notte sarebbero rimasti nei cuori di chi aveva partecipato, lasciando un'impronta indelebile nella storia di Hollywood.